Siamo al sabato dell'ottava di Pasqua. Permettetemi di dirvi con molta semplicità che alla fine dobbiamo chiedere la grazia di credere di più nella vita eterna. Occorre credere con certezza nella vita eterna, nella vita dopo la morte, nella vita vera che Gesù Cristo è venuto a portarci. Tutto il resto diventano giri di parole. Il Signore è morto per noi, si è mostrato fisicamente risorto, risorto nella sua carne, per 40 giorni si è mostrato agli apostoli, ha mangiato con loro, ma il passaggio, se volete, decisivo è, e per certi versi drammatico, è che noi dobbiamo credere alla vita eterna. In questi anni, forse un po' era necessario, si è sottolineato molto ciò che Cristo porta di bene alla vita di qua giù. Ed è vero, l'eternità inizia già qui nella vita della grazia. Il Signore rende più umana la nostra vita umana su questa terra. Ma non basta. Alla fine bisogna passare con lui oltre la morte. Ditemi voi se in questi giorni di morte per l'epidemia qualcuno ha messo di nuovo il centro sulla questione della vita eterna. Siamo diventati ridicoli anche noi cattolici. Non ci preoccupiamo mai della vita eterna. La diamo per scontata e dandola per scontata di fatto non c'è per noi. Perché quando tu dai per scontata una cosa è perché quella cosa alla fine non conta. Invece conta, conta e come conta? È la questione decisiva. Siamo qui su questa terra per passare la vita eterna. E siamo qui pellegrini perché abbiamo una casa definitiva. E momentaneamente sarà l'anima accolta nella vita eterna, ma alla fine dei giorni sarà anche il nostro corpo. Dobbiamo chiedere proprio una fede più ferma nella vita eterna, preparandoci alla morte corporale. Ogni giorno, mettendo in conto che i giorni di qua giù finiranno, ciascuno a suo turno, finiremo i nostri giorni qua giù. Dobbiamo preparare, lavorando per Dio, lavorando per Dio, dobbiamo preparare il nostro passaggio alla vita eterna per essere accolti da Cristo, ma per presentare anche qualche piccolo merito. Abbiamo fatto qualche cosa anche noi per il Signore, poveri come siamo. Tanti anni fa, 50 anni fa, il mio vecchio parroco, io ero stato portato dalla mia famiglia, si era trasferita la mia famiglia nel Biellese e io ho avuto la grazia di avere un vecchio parroco che morì a 96 anni. E nel 1970 il mio parroco fece il 50° della messa, era stato ordinato nell'anno della quarta incoronazione della Madonna d'Europa, 1920. Ebbene, conservo ancora l'immaginetta del suo 50°. Naturalmente, di fronte l'immaginetta portava la fotografia della statua della Madonna d'Europa incoronata, come la si vedeva una volta, e dietro una semplice preghiera che porto sempre con me. E diceva con molta semplicità questo patriarca, finirà ad essere il parroco più anziano della diocesi. Domando al Signore e alla preghiera di tutti un aumento di fede nella vita eterna. Per lui, per lui che faceva il 50°,
domandava questa grazia, ripeto, domando al Signore e alla preghiera di tutti un aumento di fede nella vita eterna. È la preghiera che penso dovremmo fare anche noi oggi. Domando al Signore e alla preghiera vostra, un aumento di fede, nella vita eterna. Allora il cristianesimo diventa deciso, allora il cammino di qua giù su questa terra diventa proficuo. Domandiamolo ciascuno per noi e preghiamo perché gli altri lo ottengano, un aumento di fede nella vita eterna. Buona giornata, buona ottava, sia lodato Gesù Cristo.